Con Decoder Fuori Porta questa settimana siamo in Valle di Scalve, a Schilpario, dove è possibile visitare la collezione privata di veicoli militari di Silvano Bettineschi. In uno stabile situato lungo la strada che dal paese porta al Passo del Vivione, in località Gaffione, sono in mostra bulldozer, jeep, camion impiegati durante il secondo conflitto mondiale e nella successiva ricostruzione, ma anche mezzi e strumenti per l'impiego bellico, la maggior parte statunitensi. Io da anni che faccio collezione di questi veicoli che tenevo a casa mia nei vari capannoni, perché avendo una ditta c'ho dei capannoni, e da lì, da questi mezzi qua, mi è venuta l'idea che piuttosto che tenerli sotto casa, di farli vedere alla gente, se no non ha senso tenerli al chiuso, e anche se ho passione a guardarmeli io. E diciamo così che nel 2015 qua a Schilpario, assieme a un mio amico Adamo Marelli, abbiamo detto: dai, proviamo a fare il museo, che abbiamo un bel spazio, ci stanno tutti i mezzi che abbiamo, ci possono stare. E dal 2015 abbiamo acquistato questo capannone che il comune ha messo all'asta, e pian piano ora lo stiamo sistemando. Qui abbiamo un po' di tutto, soprattutto mezzi della Seconda Guerra Mondiale, perché l'idea di questo museo è di fare i mezzi, la storia della Seconda Guerra Mondiale, e poi una parte del dopoguerra, dove vorrei fare, quando subito dopo la guerra c'è stata la partenza di nuovo la partenza delle fabbriche, l'avvio dell'agricoltura e la costruzione delle strade, perché durante i bombardamenti, la distruzione che c'è stato, dopo è stato ricostruito. E tutto il museo vorrei farlo in questo modo qua. E ora da quest'anno abbiamo riaperto per l'estate, ho creato un'area superiore dove sto mettendo i vari velivoli di aerei, elicotteri e quant'altro, quello che riguarda il volo. In dotazione al genio militare c'erano anche veicoli da lavoro come i bulldozer, cingolati capaci di esprimere l'energia necessaria per rispondere a compiti di demolizione o rimozione di ostacoli. Strumenti riconvertiti senza grandi difficoltà alla fine della guerra per impieghi civili. E dunque questi veicoli qui, subito dopo, diciamo, quando è terminata la Seconda Guerra, sono stati riutilizzati dal nostro Stato e anche da imprese private, acquistati, e sono stati utilizzati proprio anche per costruire le strade, perché tutte le nostre autostrade che ci sono attualmente in Italia sono state costruite allora riutilizzando questi mezzi qua che erano stati portati dagli americani per la seconda guerra mondiale. Venivano riutilizzati, che in tante parti fino a pochi anni fa sono sempre stati ancora molto, molto utilizzati. Allora, questi veicoli qui, che comunque venivano già revisionati dalle varie ditte specializzate nel dopoguerra, io quando li ho trovati, che erano ormai dismessi dalle varie rottamai che c'erano qua in Italia, un po' in Italia, un po' anche all'estero, ma soprattutto qua in Italia, li ho presi e da lì ho iniziato a fare il restauro da come erano durante la guerra, con vari manuali li ho smontati, cercato pezzi e rimontati, e ora sono qua esposti al museo per far vedere. Nella collezione di veicoli militari in mostra a Schilpario spicca il veicolo tattico della GMC, il cosiddetto Jimmy, un mezzo da trasporto affidabile di cui sono stati sviluppati diversi assetti capaci di rispondere a numerose funzioni operative. Qua ci troviamo davanti a dei GMC, che erano dei mezzi che utilizzavano, e erano talmente versatili queste macchine qui che venivano allestite con varie opzioni, cioè c'era il trasporto benzina, il trasporto acqua nei campi dove serviva l'acqua, poi c'era quello del genio compressore, che era accessoriato con tutte le varie trivelle, tagliaboschi, era completo di tutto,
e addirittura dei trasporti barche per fare i ponti, per attraversare fiumi e quant'altro. E queste macchine qua venivano utilizzate proprio per tutti i servizi possibili. Adesso io in questo caso qua troviamo qua 4 GMC, che c'è un trasporto truppa, un trasporto acqua potabile, non è cisterna ma è un'acqua potabile, non è benzina. Poi abbiamo uno che trainava un cannone 105-22 che era per, adibito all'artiglieria, e poi abbiamo un'officina, un GMC officina, officina radio, che non era, tanti pensano che sia dei carcerati, invece era officina radio. E poi dietro abbiamo ancora un GMC che era il trasporto barche. Tra i veicoli più imponenti presenti nella collezione mostra a Schilpario c'è il camion World La France M1A1, attrezzato appositamente per l'assistenza e il recupero di mezzi impiegati sul campo, carri armati compresi. Allora, questo veicolo invece era un veicolo che veniva utilizzato dal comando per fare il recupero di carri armati soprattutto, e poi avendo una gru veniva usato per recuperare un po' qualsiasi tipo di mezzo, insomma, ecco. Però principalmente la sua funzione era di recuperare i carri armati. E questi veicoli qua sono addirittura, che poi magari si può anche far vedere, hanno in dotazione tutto, cioè dalla motosega, dalla fiamma ossidrica, tutto quanto riguarda per fare il recupero di qualsiasi veicolo. Erano pronti a, in qualsiasi condizioni dovevano fare il recupero. Io l'ho preso, questo veicolo l'ho preso anche questo in Francia, vicino a Parigi. È stata un po' un'avventura perché sono andato a cercarlo, l'ho trovato, sono venuto in Italia e subito sono partito con un camion dei miei per andarlo a recuperare. E quando l'ho portato a casa era anche questo tutto un, diciamo, un pezzo di ruggine, e pian piano l'ho restaurato. Questo è un veicolo che comunque monta un motore molto più grosso, perciò il consumo è molto, molto esagerato, non dico come un carro armato ma quasi, e monta un motore Continental 8500 di cilindrata. E questo veicolo, allora anche questo, come tutti tanti veicoli, nel dopoguerra è stato utilizzato. Difatti i primi carri soccorsi che utilizzava l'ACI, diciamo così, per fare i soccorsi, erano proprio questi veicoli qui, questi War La France, che sempre questo è un mezzo americano, che erano molto forti tra l'altro e molto, molto buoni. Con l'arrivo delle truppe statunitensi in Europa non sono giunti solo carri armati, cannoni, camion e jeep, ma anche automobili impiegate per diversi scopi. Oggi veri e propri gioielli con quattro ruote. E ci sono questi veicoli che sono stati usati durante il conflitto, ma poi siccome sono auto che durante il conflitto, cioè erano macchine civili, trasformate per il conflitto e poi riutilizzate ancora dai civili nel dopoguerra. Però sono macchine che derivano da un'auto civile comune, che durante la guerra le hanno poi trasformate, le pitturavano in funzione ai colori dei vari, come dell'esercito, insomma. Questa macchina che ho qua è una Chevrolet e era stata usata dalla US Navy durante il conflitto, e il fatto che queste macchine tra l'altro hanno motori che sono identici ai motori che montavano sui camion, cioè un camion Chevrolet montava lo stesso motore della macchina, perché allora gli americani, i vari ricambi che li utilizzavano sia sui camion sia sulle auto e quant'altro. La cilindrata, questa macchina qua è un 3000 e a benzina consuma parecchio, però allora la benzina per gli americani non c'erano problemi, perciò non guardavano al consumo ma più che altro alla funzionalità del veicolo. Per proteggere i veicoli da lavoro era importante avere anche strumenti da difesa per le minacce dal cielo, importantissimi per questo scopo i mezzi e gli strumenti antiaerei.
Questo veicolo qua che mi trovo qua è un che si vede chiaramente che è un veicolo, una contraerea, un veicolo blindato, non è un veicolo diciamo da trasporto né da recupero come quelle che abbiamo visto prima, però è un veicolo, una controaerea, e monta una quadrinata dietro con che questa quadrinata che è composta da 4 Browning calibro 50, era molto forte per combattere contro gli aerei che c'erano durante la seconda guerra. Sì, poi abbiamo un altro mezzo contro, un altro più che mezzo, è una controaerea, un Bofors canadese, che anche quello era un mezzo controaereo, e poi abbiamo anche una Breda che era italiana, molto più piccola, che purtroppo noi in Italia quello che avevamo era quello. Presso il Museo dei Veicoli Militari di Schilpaglio è presente anche una sezione dedicata all'artiglieria, con in mostra una ricostruzione di quello che poteva essere un assetto operativo. Sì, dopo nel museo ho tanto materiale anche d'artiglieria. Qua vediamo un cannone 105-22, sempre americano, che era un cannone che generalmente questo veniva trainato proprio da uno di quei GMC che abbiamo visto prima nelle immagini. E questi cannoni, dunque, lo Stato, l'esercito italiano, anche nel dopoguerra sono stati usati per parecchi anni, fino a quando dopo si sono stati modernizzati e questi sono stati tutti disattivati e ora non sono più funzionanti, li ho proprio solo a livello di museo. E oltre a questo cannone qua, poi vediamo che c'ho parte di bossoli, tutti già sparati, disattivati. Poi ho dei cannoni senza rinculo e vario materiale, insomma, di tutto che riguarda l'artiglieria. E niente, poi avendo tutto questo materiale, adesso io nel museo ho cercato di fare un po' dei diorama per far vedere alla gente comunque come veniva fatta una postazione di un cannone. E allora sto cercando adesso di ricostruire un po' come venivano utilizzati questi materiali qua d'artiglieria. La guerra non è stata combattuta solo in prima linea. Lo sforzo dell'industria nelle retrovie è stato altrettanto strategico. Le capacità di sviluppo e produzione di armi, equipaggiamenti e tecnologie militari ha fatto sicuramente la differenza. Qui invece vediamo delle attrezzature che prima della guerra c'erano le fabbriche che si erano attrezzate per costruire varie parti che poi servivano per la guerra. Cioè queste attrezzature qui, che era attrezzatura d'officina, che lo usavano per far tutto, sia per costruire i veicoli, sia per pezzi di ricambio dei veicoli, cannoni. Erano macchine che ancora oggi si utilizzano, cioè non così più moderne, però vediamo dei torni, delle pialle, vediamo dei magli per stampare vari pezzi e delle frese anche. Poi qua in parte a me c'ho ad esempio addirittura un veicolo dei Vigili del Fuoco, che è del 1928, che è stato usato fino a pochi anni fa. E poi vediamo dei trattori o altri veicoli canadesi e quant'altro, insomma un po' di materiale che riguarda tutta la Seconda Guerra Mondiale. Al secondo piano le principali novità del museo, una sezione dedicata ai mezzi del cielo, aerei ed elicotteri. Allora, la novità di quest'anno è che sto allestendo questo secondo piano, e questa parte è già possibile visitarla, dove sto introducendo degli elicotteri e degli aerei e tutto quello che riguarda un po' la parte del volo. E qua su questo piano, ora qua dietro di me c'è un Augusta, un 109, che tra l'altro è un elicottero che è stato studiato negli anni 70, e questo è il primo elicottero stato fatto proprio solamente italiano, solo Augusta. Poi va bene, negli anni è stato trasformato dalla Augusta Westland, perché hanno fatto delle migliorie e si è associato con la Westland, però questo è un Augusta, proprio solo Augusta. Poi in questo piano qui troviamo dei G91, un aereo, un G91,
che era il G91T, che indica che era un tandem perché era fatto per addestramento piloti, difatti non è a un posto solo ma è biposto, e lo usavano proprio per fare addestramento. Poi troviamo qua due motori di un DC6, che era il DC6 di Pertini, presidenziale del nostro presidente Pertini, e li ho recuperati attualmente in Val d'Aosta. Poi troviamo qua anche un faro, che era un faro per gli aerei, e un faro molto potente, e anche questo l'ho recuperato poco tempo fa e l'ho messo qui perché è un attrezzo proprio che riguarda il volo. Poi dalla parte, sempre su questo secondo piano, ho due veicoli, che ho ancora un veicolo da soccorso, poi un veicolo, un Lancia, che è un veicolo italiano, che quel camion lì era quello che usavano proprio negli aeroporti per trasportare vario materiale dagli aerei, che scaricavano e spostavano nell'interno dell'aeroporto. Qui è appeso in fondo a questa ala qua, ho un elicottero, una B-47, che questo è uno dei primi elicotteri che è stato studiato durante il conflitto, però il primo volo l'ha fatto dal 46 circa in avanti. Ma era un veicolo che era stato progettato durante il secondo conflitto. E adesso più sto pian piano, spero per quest'estate, di portare qui altri due velivoli, che uno è un F-104 da ricognizione e poi un altro elicottero che potrebbe essere la B-206. E niente, poi qua all'interno di questo museo ho parecchio materiale, dall'elmetto, vario materiale che pian piano ho sempre recuperato nei vari mercatini negli anni che io giro, perché spesso vado ai mercatini, c'ho quella passione lì di andare al mercatino e recupero parecchia roba. Cioè, vediamo tanta roba da macchine fotografiche, da elmetti, da divise, che addirittura troviamo un pianoforte che è del 1800, però comunque faceva parte anche quello, è stato riutilizzato perché nonostante c'era la guerra, ma non è che mancava la musica e tante parti, tante cose che venivano comunque utilizzate. Voglio ricordare le aperture per chi è interessato a visitare il museo, che la prossima apertura adesso è il 22 maggio, poi ne faccio una il 2 giugno, poi una il 26 giugno, che è sempre una domenica, poi 16 e 17 luglio, poi il 30 e il 31 luglio, poi agosto faccio dall'11 al 21 agosto e poi l'ultimo weekend di agosto. Poi settembre, ottobre ho in mente che ogni mese farò, non so se è la prima domenica o l'ultima domenica, adesso decidiamo le date.